Cari tutti di compagnia, qui il vostro Kilzo che vi parla, bentornati con un nuovo video su Battlefield Hardline. Oggi vi porto un nuovo easter egg davvero stupendo, che ho scoperto da pochissimo, perché ero entrato in un server dove c'erano pochissime persone sul cortocircuito per fare le ultime due monete livello 4 reputazione per la classe dell'assassino per appunto platinare Battlefield Hardline. Praticamente ero appena spawnato, mi sono girato a sinistra per vedere cosa stessero facendo e ho visto che in mano aveva un coccodrillo. Io lì per lì ho detto, ma che cazzo sta succedendo? Guardandolo meglio ho detto, è veramente un coccodrillo e vedevo che faceva tipo un morso, un qualcosa del genere. Da lì ho provato a informarmi e ho scoperto che è un vero e proprio easter egg e sono qui oggi per spiegarvi come si sblocca l'alligator gun, ovvero Ciampi. Per poter utilizzare Ciampi, che si trova nella mappa Everglades, bisogna prima fare un altro easter egg per sbloccare una determinata assegnazione che dovete poi inserire come vostre mostrine. Innanzitutto dovete avere il DLC Rapina, perché per sbloccare questa assegnazione che si chiama Wrestling Alligatori dovrete andare nella mappa Punto di rottura. Il mio consiglio per questa mappa è di entrare o in rapina o in conquista grande. Io adesso prenderò come esempio rapina e perdonatemi se non ero dentro un server attivo, ma continuavano a uccidermi mentre stavo cercando di farvi vedere appunto cosa bisogna fare. Dunque ho detto andiamo in tutta tranquillità dove non c'è nessuno che mi rompe le palle. Innanzitutto appena entrate in partita dirigetevi immediatamente dove ci sono le due bombe da piazzare, ovvero dentro il ristorante. Scendendo le scale andrete in cantina, dirigetevi in fondo alla cantina dove c'è un buco che porta nelle fogne. Appena uscito dal buco, girando subito a destra, troverete le grate. Lì ci sarà un tirannosauro rex miniatura, un pupazzetto diciamo. Voi dovrete proprio sbloccare la grata per andare a cliccare il pulsantino sopra il T-Rex. Ma per farlo bisogna fare molte cose e ve le spiego adesso passo passo. Innanzitutto tornate nella cantina dal buco. Sulla destra del buco troverete una tinozza di vino. Fatela esplodere con un C4, con una granata o col martello da demolizione e al suo interno troverete una scatoletta grigia da elettricista. Ma per adesso non ci sarà alcun pulsante da premere. Per sbloccare questo pulsante bisogna fare una cosa un po' strana, ovvero bisogna rompere tutti i water della mappa. In totale sono 13. I primi tre li troverete nei bagni dove c'è quella sorta di parchetto per bambini dove c'è lo scivolo giallo. Per rompere questi basta che entrate dentro i bagni, vi distendete per terra e gli sparate. Quando vedrete dei detriti cadere a terra li avrete rotti. E questi erano i primi tre. Altri 6 ne troverete nella zona residenziale dove ci sono un totale di 6 case. Essendoci un bagno in ogni casa dovrete cercarli e romperli, come state vedendo appunto dal video. Fatto questo, andate oltre il ponte dietro la zona residenziale e andate in quella sorta di villa, che non so esattamente cosa sia. Ne troverete uno dell'estremità destra e uno dentro una camera nascosta. Il penultimo lo troverete sotto il ponte vicino al ristorante, messo proprio vicino a una roccia. Sparatevi e lo romperete. L'ultimissimo water lo troverete proprio dentro il ristorante, per l'appunto dentro i bagni. Basterà rompere quest'ultimo water e voi avrete svolto il primo easter egg. Tornando giù in cantina troverete il pulsante color verde, ovvero che appunto si è attivato. Dovrete interagire con lui e vedrete che la grata si aprirà e potrete andare vicino al T-Rex. Una volta vicino al T-Rex vi dirà di interagire, voi premete il tasto per interagire al T-Rex e vi verrà sbloccato automaticamente l'assegnazione Wrestling Alligatori. Prima di passare allo step successivo di questo easter egg dovrete mettere nella vostra mostrina la moneta Wrestling Alligatore che vi ho appena fatto sbloccare. Bene, adesso andate nella mappa Everglades. In giro, sparsi nella mappa, come appunto vi sto facendo vedere dalle immagini, troverete dei conigli scuoiati, crudi praticamente. Ce ne sono un totale di 4, ma le posizioni dove possono spawnare sono 6 o 7. Voi dovrete cercare questi 4 conigli in una delle 6 posizioni dove possono spawnare, raccoglierli tutti e 4 e una volta fatto tornate dove c'è la bandiera di C e dietro dove c'è quella sorta di laghetto, come vi sto facendo vedere dalle immagini dove ci sono queste specie di cadaveri, avvicinandovi vi dirà di nutrire Ciampi. Questo potrà accadere solamente se avrete raccolto i 4 conigli. Premete il tasto per interazione e vedrete arrivare un coccodrillo che si fermerà alle basi dell'acqua. Se vi avvicinerete vi dirà di interagire con lui e in poche parole lo prenderete in braccio. Avrà un totale di 20 colpi. Voi avrete 20 morsi a disposizione prima che Ciampi scompaia. È abbastanza lento a mordere, perciò dovete stare molto attenti. Una cosa che non ho capito, e se qualcuno di voi la sa, vi prego scrivetelo sotto nei commenti, è se l'easter egg lo potete fare più di una volta. Perché io dopo averlo usato una volta, Ciampi, ho riprovato a risbloccarlo in altre partite, ma trovavo un massimo di 3 conigli. Non so se era un bug, non so se appunto è voluto dal gioco, o non so se mancano alcune posizioni che io ancora non ho scoperto. Perché precisiamo una cosa, io tutto questo tutorial che vi ho fatto vedere a voi l'ho scoperto grazie a Jackfrag, che appunto dopo aver visto quei tizi usare un alligatore in mano mi sono informato e ovviamente ho trovato come primo video il video di Jackfrag, che ringrazio infinitamente. So che non vedrà mai questo video, ma io lo ringrazio infinitamente per tutte le volte che mi sta aiutando a scoprire questi easter egg. Sia lodato Jackfrag che scopre tutte le cose di Battlefield. Niente ragazzi, il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento dicendomi voi cosa ne pensate di questo simpatico easter egg. Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete e passate dalla pagina Facebook, troverete sotto in descrizione, come troverete anche l'estensione per Google Chrome
Instagram e Firefox e il canale di Telegram dove potermi seguire. Io come al solito vi ringrazio di cuore per avermi seguito e noi ci vediamo con un prossimo video, sempre by Bad Company Italy.